lettore, ben ritrovati in un nuovo video. Io sono Valeria e oggi parliamo dei miei preferiti del mese di maggio. Direi di cominciare immediatamente perché maggio è stato un mese abbastanza fantastico e quindi voglio introdurmi subito nel video parlandovi dell'evento del mese. Se mi seguite non sarà assolutamente una sorpresa per nessuno, ma l'evento del mese di maggio è stato ovviamente il mio compleanno. Io sono una di quelle orribili, ma veramente orribili persone che adorano festeggiare il loro compleanno. Cioè, io ne faccio un evento, manco fosse una roba di Stato. Comunque, ho compiuto 26 anni e devo dire che il compleanno di quest'anno è stato particolarmente piacevole perché c'erano un sacco di persone alla mia festa. Credo che nei miei anni di adulta, comunque cioè escludendo ovviamente gli anni in cui invidi tutti i compagni di classe, però nella mia vita da adulta credo sia stata la mia festa più piena di persone. E tutti accettano la mia follia di essere così felice per il mio compleanno. E tutti si sono raccolti attorno a me, hanno festeggiato veramente alla grande, come siamo divertiti un sacco insieme. E poi anche tantissimi, ma veramente tantissimi di voi mi hanno fatto gli auguri. È un qualcosa che anno dopo anno continuo a trovare incredibile. Cioè che voi prendiate quei 2 minuti, 5 minuti, 30 secondi del vostro tempo, della vostra vita, per fare gli auguri a me, che fondamentalmente sono un'estranea, lo trovo piacevolissimo, è bellissimo, è carinissimo, è dolcissimo, potrei andare avanti veramente per una giornata. Quindi volevo anche prendermi questo spazietto all'interno dei preferiti del mese per ringraziarvi per la vostra cura e attenzione nei miei confronti, perché fare gli auguri a qualcuno per il proprio compleanno è un'attenzione, è una minuzia così bella, che fa sentire la persona che sta ricevendo gli auguri così speciale. E veramente non sono in grado di mettere in parole veramente quello che ho provato quel giorno nel ricevere così tanti messaggi bellissimi. Detto questo, passiamo al libro del mese. Ve ne ho parlato già in parecchi video, voi vi rendete conto che Valeria ama regolarmente un libro, quando ancora prima di arrivare al wrap up ve l'ho già presentato in migliaia di video precedenti, quindi tenterò di essere breve, anche perché poi ci sarà la vera e propria recensione nel video di giovedì. Sto parlando di How Fiction Works di James Woods, edito da Picador, al prezzo, allora guardate su Amazon, lo trovate linkato ad Amazon nell'info box. Come sempre viene un 9 euro, io l'ho pagato 18,99 euro perché l'ho preso in una libreria di Amsterdam, va bene così, tento di non pensare all'idea di averlo pagato il doppio di quanto doveva costare. È un saggio che parla dei meccanismi della narrativa, quindi smonta praticamente quelli che sono i grandi classici della letteratura, pensate a Madame Bovary, alla Coscienza di Zeno, al Gattopardo, perché si parla anche di grandi romanzi italiani all'interno del libro, è una cosa che ho apprezzato tantissimo. Lui li smonta e vi fa capire punto per punto perché quei libri funzionano, perché sono rimasti nella storia della letteratura e in che modo colpiscono il lettore. Il tutto è accompagnato da una scrittura semplice, piacevole. Trovo che James Woods non abbia particolari picchi di stile, intendiamoci, però si fa comunque leggere molto bene. Il libro purtroppo non è più disponibile in italiano, è uscito fuori catalogo e non capisco come, ma è veramente un libro interessantissimo. Io ho imparato tanto sia come aspirante scrittrice sia come lettrice, anche nel momento in cui non penso alla mia scrittura, proprio come lettrice voglio capire perché un libro mi piace e perché un libro non mi piace. Ok, che è questione di gusto, però c'è sempre un sottobosco di tecniche che ha utilizzato l'autore che ti fanno piacere un libro. Quindi voglio capire che tipo di sottobosco, cosa c'è che non vedo in un libro e in realtà lo costruisce nella mia mente. In ogni caso, l'inglese è molto leggibile. Ve ne ho parlato, sì, mi sembra, anche nel video su 5 libri da leggere in inglese. Se siete dei principianti, ve lo linko nelle schede e nell'info box se ve lo siete perso. Ce la potete fare. Per la prima volta nei preferiti del mese, però, ho due, non una, ho due special mention. Lo dovevo fare perché sono due lavori che mi hanno colpito e fatto piangere. Ne parleremo meglio nel wrap up, io ci tengo solo a nominarveli. Il primo è Laika, è di un collettivo di autoproduzione che si chiama Rebigo. Io l'ho trovato nella Opipolla. Questo viene a 12 euro ed è uscito in occasione dei 60 anni di Laika, la cagnolina russa che è stata mandata nello spazio ed è stata effettivamente il primo essere vivente a vagare nello spazio. Io mi rendo conto di essere una persona particolarmente sensibile ai cani e a ciò che può essere fatto ai cani, perché il mio cane è parte di me e io sono parte di lui.
Però vi giuro che ho pianto e ho pianto tanto per la storia di Laika che poi mi sono andata a leggere per bene perché qui non è che ci sia una vera e propria storia, è più che altro un silent book in realtà, cioè non ci sono praticamente dialoghi, intendiamoci, ma c'è talmente tanta poesia nella storia di Laika e in come viene rappresentata dai vari autori, perché questo è un fumetto antologico, che io ho pianto lacrime caldissime e amarissime. E manco a farlo apposta, veramente, subito dopo ho letto un altro graphic novel che parla di violenza in generale, di vendetta e di violenza sugli animali, più in particolare, che è Aiuto Fratelli di Isaac Friedle e Young, questo qui è edito da Bow Publishing al prezzo di 20 euro ed è la seconda parte di una duologia. Io alla prima parte ho dedicato un intero video perché facevo parte di un book blog tour di Bao, vi linko la video recensione nelle schede e nell'info box, perché comunque dovete partire dal primo volume per arrivare a questo, il primo volume ha le stesse tematiche e mi ha sconvolto persino più del primo volume, cioè quello è stato già una lettura intensissima, ma questo è stato proprio un pugno nello stomaco, cioè non ho dormito la notte. Non ho dormito la notte pensando a come viene rappresentata la violenza e lo scontro uomo-natura all'interno di Aiuto. Per la serie, film e serie TV, ho una serie TV questo mese, ho guardato solo la prima stagione, mi devo avventurare nella seconda, sto facendo un po' di pausa perché è una serie TV un po' pesantina e sto parlando di The Man in the High Castle. Mi sa che in italiano l'hanno tradotto letteralmente con l'uomo nell'alto castello. È un Amazon Prime Original, quindi l'ho guardato. Su Amazon Prime Video e in tantissimi, quando io ho scoperto Amazon Prime Video, mi avete segnalato questa serie, mi hanno detto Valeria, la devi vedere, è bellissima. Avevate perfettamente ragione, è davvero bellissima. È una serie TV tratta da un romanzo di Philip Dick. Si vive in un mondo distopico, in realtà per me è un passato perché siamo negli anni 50 del 1900, in cui Germania e Giappone hanno vinto la seconda guerra mondiale e si sono spartiti gli Stati Uniti. Devo dire che ho due cose preferite riguardo a questa serie. Uno è la trama, ero incollata allo schermo. Sono degli episodi molto lunghi, da un'ora, mi sembra che siano 10 nella prima stagione, e non sempre accade tantissimo all'interno dell'episodio, ma comunque mi teneva lì, cioè volevo sapere come continuava. Io guardavo due episodi a serata, ci cioè stavo lì 2 ore ogni sera, perché sinceramente interessante ed è realistico. E qui arriviamo al secondo punto che apprezzo tanto della serie: scenografie e costumi sono incredibili, super realistici, eppure ricreano un mondo che tecnicamente non è mai esistito. Cioè, immagino veramente l'America presa dai tedeschi negli anni 50 così, e l'idea che ti sembri tutto così irreale porta la trama ad un nuovo livello di realismo. E ho amato anche tantissimo il fatto che ogni puntata porti fuori nuovi conflitti morali, ti faccia riflettere tanto. Io e Valentino l'abbiamo guardata insieme e dopo ogni episodio c'era sempre un tipo di discussione su cosa noi avremmo fatto se fossimo stati al posto dei protagonisti e su quale fosse il modo migliore di procedere. Mi piace tanto una serie che ti fa pensare, che ti mette in moto il cervello. Io ve la consiglio tantissimo. Rossetto del mese è quello che indosso in questo momento per la prima volta in un video dei preferiti del mese. Sono stata brava e mi sono ricordata di indossare il rossetto preferito del mese. È una nuovissima entrata nella mia collezione ed è Creaming Your Coffee di MAC, il Finish Cream Sheen. Questo qui l'ho preso, vi faccio vedere il colore, ma in realtà lo vedete indosso a me. L'ho preso il giorno del mio compleanno, ma non l'ho pagato, avevo un back to MAC da fare. Mi piace più di quel che pensavo. Io ero entrata in negozio con l'idea di prendere un rossetto della linea Viva Glam. Lì ho scoperto che i rossetti della linea Viva Glam non rientrano nella promozione, dunque non si possono scegliere. Così è andata un po' a caso, ho preferito prendere un nude che almeno metto sempre e ho l'opportunità di finire. È un marroncino con del rosa all'interno che è il mio tipo di nude preferito, il colore è molto pieno, il finish è super lucido e non secca come fanno spesso e volentieri altri rossetti di MAC. Mi piace perché è un rossetto del quale mi posso fidare e sinceramente questo colore va bene con tutto. Cioè io l'ho sfruttato tanto a maggio perché a maggio ho truccato tanto gli occhi di rosa, di arancione, di viola, cioè ho veramente sperimentato tanto col colore e questo rossetto stava bene con tutti i trucchi che ho fatto. Voglio dire una cosa che ho scoperto da pochissimo, è che in realtà io lo mettevo e pensavo, questo rossetto mi ricorda qualcosa. E mi ricordavo questo, un altro rossetto che io avevo già da un po' di tempo,
il numero 06 di Essence Barely There. Sono identici, c'è tantissima differenza di prezzo. Io, per carità, quello di MAC non l'ho pagato, però parliamo di 19,50 € contro 2,89 €. L'ho tenuto questo di Essence fino al momento di girare il video più del mese proprio per parlarvene. Quest'ora lo disinfetto e lo regalo ad un'amica perché non ha assolutamente senso per me tenere due rossetti che sono uguali. Bene, passiamo adesso ai preferiti random, ne ho tre per voi. Io direi di cominciare con uno smalto che è anche quello che addosso in questo momento. E lui è uno smalto di Essie ed è il Not Just a Pretty Face, è il numero 11. Io ho comprato questo smalto, mi sembra a marzo o ad aprile, per fare un po' di ricerca per lo smalto da mettere il giorno del mio matrimonio. Ho resistito fino a girare questo video per farvelo vedere indossato, è bellissimo, però sappiate che sono 6 giorni che ce l'ho su, è perfetto, ha una piccolissima sbeccatura qua, però ci devi stare proprio qui per vederla e sono stufa, non vedo l'ora di torno perché per me 6 giorni con lo stesso colore è veramente troppo, ma era un'occasione troppo ghiotta mostrarvelo indossato. I motivi per cui è in questo video sono abbastanza ovvi, ovvero uno, sono 6 giorni che ce l'ho su ed è ancora in queste splendide condizioni, considerate che io faccio i lavori di casa, lavo piatti, lavo per terra eccetera, senza guanti. So che è brutto e non andrebbe fatto, però mi dimentico sempre. Dunque, ha resistito veramente a cose che avrebbero mandato in frantumi qualunque altro smalto. E poi adoro il colore. Io appena prendo un pochettino di colore sulle mani comincio a mettere smalti chiarissimi, perché il contrasto mano abbronzata, smalto chiaro è di un'eleganza mostruosa. Secondo preferito random è probabilmente la cosa più noiosa potevo mai mostrare in video, e sto parlando della mia t-shirt bianca. Lo so, ho il coraggio di mostrare una semplice t-shirt bianca in video, non ha nemmeno senso farvelo vedere perché chiunque sa come ho fatto una maglietta bianca. Questa è di COS, è una L, perché io la volevo oversize, è in 100% cotone, l'ho comprata con i saldi invernali, ma non era in saldo, questa era nuova collezione, dunque la trovate ancora nei negozi, e l'ho utilizzata a non finire, cioè io credo che questa maglietta sia stufa di me, non ne possa più, se non la troverò mai più saprò che è scappata via da me e le darò anche ragione. La metto da sola, adesso che fa più caldo, sotto le giacchine, soprattutto sotto i vestiti e le tute. Magari vi metto qualche foto perché su Instagram ve l'ho mostrata parecchio. Se non mi seguite su Instagram sono RedBlockRepeat anche lì, comunque. Ecco, mi piace un sacco questa maglietta sotto i vestiti e sotto le tute, è perfetta, cioè crea un look veramente diverso, però niente di troppo eccentrico o comunque niente che possa stonare. In più, nonostante sia una di quelle magliettine leggere per cui dici questa non coprirà niente, copre un sacco. Io posso mettere anche reggiseni molto colorati sotto e si vedono a malapena, se non per niente. Ottimo, ottimo, a cui sono felicissima che sia entrata nella mia vita. Ultimo preferito del mese di maggio è una pianta. Vi metterò una foto qui da qualche parte perché è enorme ed è impossibile che io la porti fino a qui. Ma lui è Alfred. Non conosco il nome della pianta in sé, io l'ho chiamato Alfred perché è messo vicino al divano. E col fatto che c'è solo lui, cioè io ho piante ovunque in realtà, in giro per casa, però sono tutte raggruppate insieme. Ecco, Alfred è l'unico che sta lì da solo. E ha molto il vibe da maggiordomo. Ed è per questo che mi fa ridere, è per questo che mi fa così piacere aver preso questa pianta a maggio. È come se mi tenesse compagnia. È facile tra l'altro prendersene cura, io la annaffio una sera sì e una sera no e sta crescendo tantissimo da quando ce l'abbiamo e ci tenevo a parlarne qui perché è super carina. Lettori, questo video è finito, spero che vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti quali sono stati i vostri preferiti del mese di maggio o se ho nominato qualcosa che vi è interessato particolarmente. Io vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete iscritti e di attivare la campanella se siete già iscritti al canale. Ne abbiamo parlato un milione di volte, YouTube fa schifo. In ogni caso vi mando un bacio e noi ci vediamo giovedì.